Il ministro della Salute, Giorgia Grillo, è giunto all'ospedale Mauro Scarlato di Scafati alle ore 10, attesa l'ingresso dai responsabili sanitari dell'ospedale e dell'ASL in genere, che hanno esposto al rappresentante del governo la situazione dell'ospedale scafatese. Commissario dell'ASL. Maria. Buongiorno. C'è il commissario. Salve, buongiorno. Il direttore. Sì. No, il direttore deve scusare, sono io. Questa è l'ASL, questa è l'ASL che è stata commissariata di recente. All'ASL dicevo. Ok, questa afferisce a Salerno. Sì. E quindi è importante attivare questo presidio e farlo funzionare bene anche per scaricare una cera inferiore, perché questo è molto vicino all'ASL Napoli. Non c'è il pronto soccorso per adesso qui. Non ce n'è proprio. Non c'è il pronto soccorso, c'è un PSAUT che però fa pochi accessi, anche perché non ha un ospedale dietro. Qui abbiamo soltanto la pneumologia. Quindi fate ambulatoriale e poi facciamo anche ricoveri, perché adesso le faremo visitare. In elezione i ricoveri. Diciamo che per la pneumologia facciamo anche emergenza, poi le farò vedere come ci siamo organizzati e ne parleremo, anche perché qui c'è un laboratorio e una radiologia che continuano a funzionare anche se soltanto sulle 12 ore al giorno. Abbiamo una dialisi, abbiamo la reumatologia, la lungodegenza e la medicina. Però quello che attualmente diciamo. Qui c'era prima il pronto soccorso? No? Certo che c'era, facevamo 40.000 accessi l'anno ed era praticamente la valvola di sfogo di Nocera, perché all'epoca Nocera non era intasata come adesso. Tra parentesi, io sono. Per il DM70 l'anno doveva essere chiuso il pronto soccorso? No, il DM70. La programmazione ospedaliera, la programmazione che allora dava, voleva utilizzare questa struttura per il territorio. Mm. De Luca diciamo l'ha recuperata come struttura ospedaliera annettendola a Nocera, che è un DEA di primo livello, no? Considera che in tutta questa zona non esiste un DEA di secondo livello, neanche nell'AS Napoli 3 Sud, che è l'ASL adiacente. Il riferimento è sempre quindi Cardarelli. Vengono tutti, vanno al Cardarelli, vanno tutti su Nocera inferiore, che però è DEA di primo livello, quindi ci sono delle grosse problematiche di sovraccarico. Quindi questo dell'ospedale del mare dovrebbe sostanzialmente come posizione, no? Aiuta. Qui siamo nel Salernitano, quindi l'ospedale del mare fa sì, drena il bacino di Napoli 3 Sud, che comunque viene su quest'area qua, e poi andrebbero potenziati anche questi presidi per diciamo decongestionare Nocera inferiore, che è l'unico DEA di primo livello dell'agro nocerino sarnese e ha un grossissimo carico di utenza. E lì c'è un pronto soccorso? No? Sì, come no. Anzi, e adesso quanti accessi sta facendo? Nel pronto soccorso di Nocera stiamo sui 72.000 all'anno. In media sono oltre 6.000 sono mesi, sai, considera il sono aumentati dopo che avete dopo che abbiamo chiuso questo. Qua siamo passati da 45.000 a 70.000. Quindi eravate uguali, cioè erano uguali, no, più o meno come erano, no, c'era un ospedale molto più importante di Scafati anche prima, insomma. Perché, però dico come numero di accessi, come numero di accessi diciamo che stavamo sui 6-7.000 in più a Nocera, quindi insomma stavamo abbastanza, però all'epoca diciamo si palleggiavano le cose, anche perché qui c'era una buona chirurgia, c'era una buona ortopedia. E dove sono andate queste? Questi qui praticamente furono trasferiti a Sarno, perché poi all'epoca l'ospedale di Sarno, che era una struttura nuova, non aveva il personale per poter funzionare, quindi insomma si fecero queste operazioni. Costruiscono gli ospedali, ma mancano le persone. Come vedi, questa è stata molto chiara quando ha detto, sia il ministro quanto tutti gli addetti politici del Movimento 5 Stelle terranno una grande attenzione circa l'ospedale scafatese e la sanità della provincia di Salerno. Schizofrenia organizzativa, no? Chiudere i reparti, poi riaprirli, riprogrammare, chiudere dei pronto soccorsi per pensare di poi riaprirli. Bisogna risolvere questo grande problema di questa programmazione sanitaria, che è praticamente un ossimoro, perché tu programmi ma poi non fai quello che avevi previsto e non può essere totalmente dipendente dagli umori insomma della politica. Io dico sempre che se hai bisogno di un farmaco non è di destra o di sinistra quel farmaco quando vai al pronto soccorso, se hai bisogno di una terapia d'urgenza non è di destra o di sinistra, quindi in realtà collegare questo tipo di diciamo di servizio al cittadino a quella che può essere un'impostazione ideologica è una follia, non c'entra nulla. Noi per fortuna siamo un servizio sanitario pubblico. Per fortuna abbiamo una Costituzione molto importante, che dice che l'articolo 32 della Costituzione dobbiamo dare la salute, dobbiamo garantire rispetto del diritto alla salute a tutti i cittadini, inclusi i non abbienti, e quindi è da quello che noi dobbiamo partire.